Se da un lato è vero che Arctic Sun è al giro di boa, siamo quindi a metà del nostro percorso, dall'altro c'è da dire che tanto, e da una parte il meglio, deve ancora venire. Siamo appena rientrati da Battles, quel villaggetto di una ventina di anime sperduto nella taiga, per approdare a Fairbanks, città principale dell'Alaska centro-settentrionale, famosa per la corsa dell'oro, visto che deve le sue origini proprio alla scoperta del nobile metallo, avvenuta agli inizi del secolo scorso. È una città strana e seducente al tempo stesso. Siamo alle porte del mondo artico, ha sede un'importante università, è la base di ricerca di numerosi scienziati e si trova nelle vicinanze del meraviglioso Parco Denali e dello straordinario Monte McKinley. E in mezzo a tutti questi paesaggi glaciali, giusto per aggiungere un tocco di diversità, i dintorni di Fairbanks offrono anche numerose fonti termali. Sicuramente in questa cittadina non mancano le motoslitte per ovvie ragioni climatiche, ma noi, da buoni italiani, abbiamo voluto onorare in un certo senso le nostre tradizioni. Ed ecco che l'amico e partner di questa avventura sarà Tony Martin, un simpatico cinquantenne di oltre un quintale, che nonostante essere nato e cresciuto in Alaska, ci confida che le sue radici sono indiscutibilmente italiane. Per cui tutti a casa di Tony, che dal centro di Fairbanks dista poco meno di mezz'ora di auto. Pensate che strana la vita. Adesso Tony vive nella sede di Alaska Snow Machine Adventures, un ampio garage con dentro un altrettanto grande motorhome. Si è separato da poco dalla moglie, alla quale ha lasciato la casa, che dista 30 metri, ma è sempre nel solito giardino, mentre nelle attività sono uniti più di prima. Che strana coppia. Qui di motoslitte c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Questa volta però non avremmo l'onore di guidare né la più bella né la più performante. Ci dicono che affronteremo un percorso molto guidato, sconnesso e con migliaia di alberi, sempre ottimi potenziali bersagli. In effetti il percorso di oggi sarà fra i più difficili e impegnativi del nostro itinerario. I punti che attraversiamo sono davvero strettissimi, snodati fra file di alberi d'alto fusto, dove la precisione di guida e l'inserimento della motoslitta sono assolutamente fondamentali. Sbagliare in queste condizioni significa semplicemente finire in largo anticipo la nostra corsa, e visto che siamo appena all'inizio, questo ci farebbe ancora più male. Sicuramente la sensazione di guidare su un percorso spesso già battuto e dal fondo ghiacciato, sfiorando quasi gli alberi con i gomiti, non è piacevole, ma quantomeno abitua alla guida vera. Magari dalle nostre parti utilizziamo ostacoli o birilli in gomma, mentre qui abbiamo una bella foresta di pini ed abeti. Il Tanana è uno dei grandi fiumi dell'Alaska. In estate è ricco di pesce, in inverno invece si trasforma in una comoda e divertente via di comunicazione. Si scorrazza benissimo in assoluta libertà lungo questa arteria priva di semafori,
vigili, autovelox e di tutte le limitazioni del nostro piccolo mondo, davvero troppo distante sia da un punto di vista geografico che di istituzioni. La scelta di un propulsore due tempi, contrariamente a quanto avevamo guidato a Beatles, in queste condizioni ci ha favorito, e non poco, e per molteplici ragioni. Sicuramente il fattore peso, quindi maggior leggerezza, maggior agilità. E questo sia negli inserimenti che nei cambi di traiettoria. Poi anche la risposta del motore di questo Polaris 550 raffreddato al liquido, che seppure andasse mantenuto ad un regime di rotazione un filo più alto del solito, si è mostrato sempre brillante al minimo accenno di gas. Io pensavo di essere un po' matto, ma ho scoperto che Tony è più pazzo di me. Non sono io a voler far queste, è stato Tony, titolare appunto del Parco Motoslitte, che mi ha detto prova, devi provare a insistere finché non tocchi il top of the hill e poi scendi giù. Per cui dopo test, test e test, senza troncarci, ci siamo riusciti. Come ci sta dicendo adesso il nostro amico Tony, tra l'altro Tony è di origine italiana, parla perfettamente inglese perché ormai è nato e cresciuto qui, però la mamma è di origine italiana, che ha sposato un militare americano e si sono trasferiti poi in Alaska. Mi diceva appunto Tony che siamo a 12 miglia da Fairbanks e siamo sul fiume Chena, che è uno appunto dei fiumi mitici dell'Alaska. Per cui d'inverno naturalmente è nella situazione in cui le stiamo vedendo adesso, quindi stracolmo di neve. Tutti i fiumi in Alaska, specie quelli dell'interno, si trasformano in autostrade o superstrade, chiamiamole come vogliamo. Quindi sono vie navigabili, quindi da motoslitte, masher coi cani da slitta, piuttosto che sciatori o comunque persone che vanno a passeggio. E questo lo fanno proprio per evitare di passare da centri abitati, per evitare il contatto con la popolazione, insomma, con la sparuta popolazione. Quindi proprio è un popolo un po' diverso dal nostro, noi che cerchiamo la folla, il casino, la confusione, più roba c'è, meglio c'è. Loro no, cercano proprio di evitare. Quindi hanno proprio questi, usano questi fiumi come passaggi, no? Come shortcut, come si può dire, come scorciatoie, ecco, in mezzo alla natura, per evitare ogni tipo di incontro, per comunque anche far prima, avere proprie scorciatoie. In estate è tutto l'opposto. In estate, cioè, il concetto rimane il solito, sono sempre vie navigabili, sempre autostrade, superstrade che dir si voglia, ma sono per moto d'acqua, canoe, barchette e quant'altro. Per cui ecco, interessante sapere che l'Alaska ha pochissime strade, pochissime vie di comunicazione. C'è la strada principale che porta da Prudhoe Bay in direzione Polo Nord fino giù ad Anchorage e passando da Fairbanks, e poi ci sono queste migliaia di arterie che vanno nell'interno via tundra oppure sfruttando i fiumi ghiacciati. Crediamo di fare una giusta analisi a definirlo un mezzo easy going, molto intuitivo per la scelta del punto di corda nelle curve in successione o magari per affrontare i rapidi saliscendi sugli argini del fiume. Lungo il suo movimentato percorso il Tanana alterna tratti anche più impegnativi, quelli dove la neve non si è sciolta affatto e si è ammassata, forse sospinta dal vento, in cumuli non ancora spianati. È lì che si deve fare maggiore attenzione, entrare con grinta e decisione, impugnando stretti il manubrio e lasciando scivolare l'avantreno. Ci sono invece punti in cui la nostra via fluviale presenta qualche chiazza libera dalla neve, dove la superficie luccica un po' troppo, lasciando intravedere uno spessore di ghiaccio poco consistente. In quei casi è meglio evitare di costeggiare con insistenza le trame più rarefatte del fiume, per evitare poi di rimanerci intrappolati. Un limite certo del due tempi ad avviamento a corda è che se guidato a basse andature e per lungo tempo,
rischia di ingolfarsi o di bagnare le candele. Ma Tony non si preoccupa affatto e, con la praticità di chi si è trovato mille volte in situazioni del genere, localizza subito il problema e lo risolve con una chiave a brugola. Fosse dipeso da noi, forse saremmo ancora lì a cercare la soluzione. Lo start manuale del motore è un'azione che logora, che consuma energia fisica più di quanto si immagini. E quando si accende è bene non perdere tempo e partire a razzo. Questo è sicuramente un elemento a sfavore di questa tipologia di mezzi, anche se non sono perfettamente a punto, viste le temperature di esercizio e di luoghi dove spesso si muovono, possono riservare sorprese sicuramente poco piacevoli. Parlato ancora una volta dei danni di questo maledetto riscaldamento globale del pianeta. Qui ne abbiamo una prova molto autentica e anche ben visibile, direi. Vedete tutte queste pozze di ghiaccio? Cosa sono? Praticamente spiegava che da oramai diversi anni piove molto meno e nevica molto di meno. Questo fa sì che comunque la poca acqua che si ghiaccia in superficie tenda a sprofondare e a far scendere appunto la riva, il letto del fiume stesso. Non solo questo è negativo, ma è anche negativo il fatto che queste pozze d'acqua gelata, e che comunque sono visibili in superficie, diventano delle trappole mortali per gli animali. Questo succede proprio per le alci, che sono appunto uno degli animali che popolano maggiormente queste zone. Pensate che negli ultimi 8 anni ha visto ben 10 alci appunto morire in queste trappole di ghiaccio, di cui 5 bambi, no? Quindi piccole alci. La cosa triste è appunto vedere un alce morire in questa maniera. La cosa, diciamo, bella, fra virgolette, così si può dire, ci raccontava Tony, che è il circo della vita che continua ad andare avanti, per cui per un'alce che muore ci sono altri animali che comunque si sfameranno di questa alce. Però comunque la catena alimentare si indebolisce, e si indebolisce al punto tale che appunto i nativi indiani, gli Athabasca, gli Inuit, gli Eskimo, che comunque tendono a sfamarsi ancora di carni di alce, ovviamente hanno una catena alimentare indebolita, perché queste alci tendono a scomparire in questa maniera, a morire in questo modo. Chissà cosa ne pensano gli ambientalisti di questa mostruosità industriale che corre da nord a sud, tagliando in due lo stato dell'Alaska. È uno dei tanti enigmi controversi della Grande America. Da una parte, paesaggi di estrema bellezza, intoccabili e sorvegliati a vista da ranger e attivisti. Dall'altra, la pipeline, l'insaziabile oleodotto finito di costruire nel 1977, che ogni giorno divora 2 milioni di barili di greggio estratto da Prudhoe Bay, per finire la sua corsa dopo 1270 km a Valdez. Non possiamo nemmeno immaginare di quanta manutenzione necessiti una struttura del genere, sorvegliata costantemente anche per via aerea.
Beh, sicuramente problemi di soldi non ne avranno, ma in caso contrario è sufficiente un lieve e costante ritocchino ai prezzi, che noi utenti finali soddisferemo alle pompe ogni loro capacità. Cari amici, siamo arrivati al punto che almeno nemmeno ci attendevamo, che comunque speravamo di poter vedere. Abbiamo alle spalle uno dei maggiori responsabili del global warming, visto che ne abbiamo parlato in abbondanza. Abbiamo la pipeline, questa famosa conduttura, oleodotto, gasdotto, chiamiamola come vogliamo, che corre da Prudhoe Bay nell'estremo nord dell'Alaska, dove ci sono enormi pozzi petroliferi, e quindi oltrepassa, correndo tutto lungo la dorsale dell'Alaska, fino a Valdez, dove nel 1989, se non vado errato, ci fu la grande tragedia dell'Exxon Valdez, la gigantesca petroliera che si arenò sui fondali, ma prima di arenarsi lasciò una quantità enorme di milioni e milioni di barili di petrolio. Questo, quindi, dicevamo, è la pipeline, questo gasdotto che trasporta ogni giorno milioni di barili di greggio che verrà raffinato per appunto produrne gas, benzine e quant'altro. Quindi da una parte abbiamo la natura meravigliosa e incontaminata dell'Alaska, grandi distese, grandi montagne, aurore boreali, neve, e dall'altra cosa abbiamo? Abbiamo la pipeline che non solo deturpa in maniera orrenda, oscena il paesaggio, ma dall'altra addirittura trasporta quello che è veramente una delle cause principali, se non la causa principale, di quello che è appunto chiamato il global warming o effetto serra, che comunque genera il buco dell'ozono. Come vi dicevamo all'inizio, la giornata di oggi sarebbe stata davvero molto impegnativa, e dopo 6 ore di guida in queste condizioni faremmo anche volentieri il ritorno alla base. Tony naturalmente decide di farci passare per un'altra direzione, di fare un loop completo dell'intera zona, per cui evitiamo il passaggio lungo fiume e dalla pipeline ci tuffiamo in piena taiga, dove la neve abbondante e soffice e i tanti arbusti rinsecchiti dal gelo diventano un'altra tipologia di terreno con la quale dovremo misurare le nostre capacità. Tony e Signora si divertono un mondo a fare questo lavoro, e quando ci vedono indecisi sono loro a darci la forza e l'ispirazione necessaria per affrontare l'ostacolo. Come quando ci siamo trovati di fronte a questa montagna con una pettata incredibile da superare. La regola è sempre quella: se sei incerto, gas aperto. Per assurdo, le ultime centinaia di metri della strada di ritorno sono le più difficili da affrontare e da percorrere. La motoslitta, in mancanza di neve, è come una super sportiva con gomme slitte, che deve attraversare un guado. Ci si muove con estrema difficoltà, la trazione sul posteriore manca e i pattini non riescono a mantenere la direzionalità. E l'unica ancora di salvezza resta quel poco di neve che si trova a bordo strada. Ragazzi, anche oggi 8 ore di motoslitta per divertirci e per farvi divertire. Che ne pensate, abbastanza? Chiudiamo la puntata? Arrivederci, a domani. Bye.
Eccolo, lo vuole il centro? Allora, aspetta. Questo è la grande. Per gli amici di MotoGP, ma gli amici piccoli, quelli ancora diciamo non motociclisti maturi, quelli che diverranno motociclisti, abbiamo in serbo una bella sorpresa. Diventiamo tutti anche noi un po' bambini per arrivare in Alaska, niente di meno che a North Pole, la città di Babbo Natale. E adesso ve la mostriamo. Attenzione, guardate dritto, e cosa vediamo? Niente di meno che Babbo Natale in persona. Beh, in persona, una bella statuona che cercheremo di capire meglio cosa e chi si celerà dietro questa enigmatica figura, Babbo Natale. Se in Europa abbiamo a Rovaniemi, in Finlandia, la residenza ufficiale di Babbo Natale, anche in America hanno dato una degna dimora a Santa Claus, che in Alaska vive per l'appunto a North Pole, un villaggetto che già dal nome è una garanzia di autenticità. Da qui arrivano e partono le letterine di migliaia di bambini che ripongono sogni e speranze in quella figura così carismatica che in un certo senso non ci abbandonerà mai per tutta la vita. A North Pole, nonostante la nostra visita non sia proprio in stagione natalizia, tutto è pronto ed addobbato, come se il 25 dicembre fosse sempre alle porte. L'atmosfera che si vive e si respira è degna del luogo che rappresenta e possiamo solo immaginarci il calore e l'entusiasmo che offre nei freddi giorni invernali, con questo piccolo borgo di appena 1600 abitanti che cresce a dismisura accogliendo bambini e genitori da ogni parte del mondo. E se a questo punto pensate di conoscere tutto di Fairbanks e dintorni, vi sbagliate di grosso. Sapete dove siamo? Siamo all'Ice Festival 2008 di Fairbanks, una cosa alquanto carina e interessante perché abbiamo i più grandi artisti e scultori del ghiaccio. A livello internazionale vengono da tutto il mondo per esibire le proprie sculture di ghiaccio. Io sono molto motivato, voglio proprio andare a vederlo e se voi la pensate come me continuate a guardare la trasmissione, capito? Sì, perché in questa città immersa fra taiga e arte si svolge ogni anno un'alquanto inusuale competizione. Si chiama World Ice Carving Championship ed è un campionato mondiale del tutto speciale, una gara fra artisti, scultori di livello mondiale che al posto del bianco marmo di Carrara preferiscono il colore cangiante diafano del ghiaccio. Immaginate una serie di centinaia e centinaia di opere scolpite nel ghiaccio che raffigurano immagini di pura fantasia o situazioni ambientali allegoriche legate al mondo artico. A prima vista il palcoscenico che si presenta è davvero impressionante, fuori da ogni nostra logica valutativa. Poi, osservandolo meglio, da vicino e con attenzione, la cosa affascina e stupisce ancor più. Basti pensare a quale sia la materia prima che gli impressionisti del ghiaccio utilizzano per dar vita alle loro gelide creature. Blocchi di ghiaccio dal peso di 140 kg ciascuno, lunghi 1 metro per 50 cm e profondi 25. Questi enormi massi trasparenti vengono congelati lentamente per oltre 3 giorni prima di essere processati. La lavorazione è assolutamente manuale, con il solo ausilio di una sega a mano, una sega a catena, un cesello e una smerigliatrice a cubo. Poi, una volta scolpiti, vengono riempiti dall'interno con l'aggiunta di neve fresca per offrire un impatto visivo maggiore, mentre per incrementare i cromatismi e l'aspetto grafico vengono utilizzate svariate fonti di illuminazioni, come luci a LED, candele, luci spot o lampade a temperatura di colore variabile.
ma quest'anno per tutti i partecipanti vi è stata una grande sorpresa, davvero inaspettata. Il giorno della premiazione, l'8 di marzo, invece di esserci 20 gradi sotto lo zero dell'anno precedente, ha fatto capolino un bel sole primaverile e la colonnina di Mercurio ha registrato ben 3 gradi in positivo. Noi la mettiamo sullo scherzo, ma in realtà si è sfiorata una tragedia epocale. Gli artisti hanno cominciato a vedere le loro statue liquefarsi e gli organizzatori hanno dovuto rimediare chiamando in soccorso tecnici specializzati che hanno portato dall'esterno considerevoli quantità di ghiaccio per tamponare la perdita di liquidi. Insomma, una vera e propria emorragia glaciale. E ancora una volta, miei cari ascoltatori, non importa che sia io a dirvi di chi è la colpa. Ormai il global warming avete cominciato a conoscerlo anche voi. Così, con queste immagini spettacolari e dal sapore un po' onirico, la sesta puntata di Arctic Sun on My Path. Ma non perdetevi la successiva, dove vi porteremo niente meno che a Barrow, il villaggio più a nord di tutto il continente nordamericano. Arrivederci!